Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Sono Paola Pirani di Formez PA. Vi do il benvenuto a questo quinto webinar, I controlli nella scia, disciplina normativa, criticità e rimedi applicativi. Questo webinar fa parte del progetto Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa degli sportelli unici per le attività produttive e la formazione degli stakeholder. È un progetto che la Regione Piemonte propone in collaborazione con l'ANCI per la promozione, mentre Formez PA per la realizzazione. Ed è un programma formativo informativo nelle materie di attività produttiva, ambiente, edilizia, urbanistica, perché cerca di rivolgersi alle pubbliche amministrazioni piemontesi, agli stakeholder, ai responsabili degli sportelli unici e agli enti terzi. L'obiettivo qual è? Quello di formare il personale addetto appunto agli sportelli unici del territorio per aumentare la capacità di applicare le norme relative a queste procedure e cercare di concludere i procedimenti in tempi certi e celeri, ma anche di fornire a tutti gli utenti degli sportelli unici strumenti utili al fine della corretta compilazione e la presentazione delle istanze. Queste le attività in programma sono una serie di webinar che sono iniziati nel mese di dicembre e finiranno a marzo. E iniziano sempre alle 10 della mattina fino alle 11:30. La partecipazione è rivolta solamente al personale delle PA piemontesi e agli utenti degli sportelli unici della stessa regione. Per iscriverci ci sono tutte le istruzioni sul nodo di eventi PA, l'8236 e il 15041 per le informazioni tecniche e vi ricordo anche che per ricevere informazioni occorre scrivere a piemontesuap@formez.it. Ricordo che tutti coloro che hanno problemi di accesso o vogliono risentire la registrazione dell'evento lo trovano nella pagina di Eventi PA. Sempre nella pagina di Eventi PA c'è il dettaglio di tutte le nostre attività su questo progetto. Basta cliccare sul link e troverete sia le registrazioni che le slide del docente, oltre che le domande che sono state svolte poste nei diversi webinar. Nel webinar di oggi, dopo l'apertura appunto e l'introduzione, ci sarà l'intervento dell'ingegner Massimo Puggioni e poi ci sarà uno spazio dedicato alle vostre domande. Proprio a questo proposito vi ricordo che è molto importante utilizzare la chat nella quale appunto potete scrivere le vostre domande che saranno poi riportate al docente. Altra cosa molto importante, se per questione di tempo non si riuscirà a rispondere a tutte le domande, non vi preoccupate, le troverete in forma scritta nella pagina di eventi nella quale appunto avete fatto la vostra iscrizione. Le macro tematiche di questo webinar di oggi sono i controlli sulla scia, il controllo formale di merito e la conformazione e il divieto di prosecuzione dell'attività. Ma di tutto vi parlerà meglio il nostro docente di oggi. Come vi dicevo, nella chat potete appunto avere il supporto mio e potete scrivere le vostre domande e tutto quello, la registrazione, le slide, le risposte le troverete al nodo 33 59 18, che è la stessa pagina di eventi in cui avete fatto l'iscrizione. Vi ricordo che è importante che vi iscrivate a tutti gli eventi, non è che iscrivendovi se solo uno siete iscritti in automatico a tutti. Questo è molto importante, altrimenti poi non c'è possibilità di farvi entrare negli altri eventi. A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi buon lavoro, dare la parola all'ingegner Massimo Puggioni e ci vediamo più tardi. Grazie. Massimo, il microfono. Ho perso la voce di Massimo. Allora, chiedo a tutti voi un momento di pazienza. Massimo prova a uscire e rientrare. Ogni tanto diciamo che ogni tanto la tecnologia fa questo scherzo sul microfono, ma la risolviamo immediatamente. Intanto vi do il buongiorno. Mi sentite ora? Perfetto, perfetto, grazie, buon proseguimento. Grazie Paolo, scusate, avevamo fatto una prova, ma all'improvviso il microfono mi è andato giù. Allora, dicevo, nella giornata di oggi.
Allora, è ricaduto, si vede che c'è un qualche problemino sulla rete. Ancora un attimo di pazienza. Allora, ecco Massimo che vedo che è rientrato in aula, diamogli ancora qualche attimo e poi iniziamo la nostra trattazione. Non so cosa stia capitando, adesso mi Abbiamo risentite? Saturno contro, sì, tranquillo, non ci sono problemi. Scusatemi, speriamo che sia la volta buona. Dicevo, nella mattinata di oggi approfondiremo la tematica dei controlli sulla scia. La settimana scorsa, il 18 gennaio, abbiamo fatto un primo webinar dove abbiamo passato in rassegna l'Istituto della Scia con tutto, diciamo, il suo excursus storico, nonché, diciamo, le principali caratteristiche dell'istituto, rimandando a un approfondimento oggi per tutto quello che avviene a valle della ricezione della scia da parte del SUAP o comunque dell'amministrazione precedente. Quindi tutto quel che riguarda i controlli che devono essere eseguiti sulla scia. Vi dicevo la volta scorsa che la scia, per sua natura, è un istituto che rovescia diciamo, i momenti temporali diciamo, dell'adempimento amministrativo e della verifica da parte delle amministrazioni competenti. Perché nel procedimento amministrativo ordinario noi sappiamo che a una domanda, appunto ad un'istanza, segue l'istruttoria e quindi l'accertamento sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge, a cui segue il rilascio di un provvedimento autorizzatorio da parte della PA, che appunto legittima il privato alla realizzazione del proprio intervento, della propria iniziativa. Nella scia, invece, a seguito della presentazione della stessa scia da parte del privato, è possibile immediatamente dare avvio all'attività e all'intervento. Quindi i controlli della pubblica amministrazione sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge avvengono a valle della formazione del titolo abilitativo, quindi in un momento in cui il privato può già realizzare l'intervento, può già averlo realizzato, rendendo quindi indifferente per il cittadino il tempo che la pubblica amministrazione impiega per compiere le proprie verifiche. Adesso cerchiamo di vedere quelle che sono le varie fasi del controllo che le pubbliche amministrazioni sono tenute a compiere a seguito della ricezione della SCIA da parte del cittadino. Allora, quello che vi racconterò questa mattina, diciamo, è un tentativo di incasellare, di codificare, di graduare anche diversi livelli di controllo sulla scia da parte sia del SUAP da una parte, sia da parte delle pubbliche amministrazioni competenti per materia, nelle varie materie appunto di competenza che sono coinvolte e connesse con la scia stessa. Quindi, diciamo, a parte le disposizioni di legge che sono ovviamente cogenti e applicabili a tutti i casi, diciamo, questa classificazione tra controllo documentale, controllo ispettivo, controllo formale di merito, sono, diciamo, delle distinzioni che non sono contenute esplicitamente nella norma, ma sono un tentativo per cercare di codificare, di andare oltre quello che la norma ci dice, per dare una chiave di lettura e anche operativo-pratica per affrontare la fase dei controlli sulle scie. Per quel che vi dicevo, possiamo distinguere i controlli sulle scia in due grandi fasi. Uno è il controllo documentale, quello che si effettua quindi sulla carta, sui documenti, sulla base di ciò che è stato dichiarato nella scia e allegato alla scia stessa, e un controllo di tipo ispettivo che consiste nel recarsi in loco presso la sede dell'attività o dell'intervento edilizio, nel caso in cui parliamo di intervento edilizio, per verificare materialmente in loco la sussistenza dei requisiti di legge. Il controllo documentale, a sua volta, si suddivide in un controllo di tipo formale e in un controllo di merito.
Il controllo formale è quello, diciamo, di primissimo livello che viene svolto dal SUAP o comunque dalla diversa autorità ricevente. Nel nostro caso parliamo comunemente di SUAP o di SUE, comunque dallo sportello unico che riceve la pratica e ha il compito di veicolarla a tutti gli uffici che sono competenti per le verifiche, appunto, di merito che costituiscono una fase successiva del controllo. Il controllo di merito consiste nel verificare che effettivamente l'intervento o l'attività sia conforme ai presupposti di legge e si può suddividere a sua volta in due distinte fasi. La prima fase è quello, poi entriamo nel merito ovviamente tra un attimo, che diciamo consiste nel verificare che l'intervento sia conforme sulla base di quanto dichiarato, e la seconda fase è quella che consiste nel verificare la veridicità di quanto effettivamente dichiarato. Ma diciamo, andiamo con ordine e cerchiamo di entrare nel merito di ognuna di queste diverse fasi. La prima fase è quella del controllo formale, che è demandato, come vi dicevo, al SUAP, allo sportello unico, o comunque all'autorità che riceve la SCIA, intesa in senso ampio, quindi come SCIA unica in cui sono coinvolti più soggetti istituzionali. Il controllo formale è diciamo, citato sia nell'articolo 5 del DPR 160 del 2010, il DPR che istituisce il SUAP, che nell'articolo 18 bis della legge 241 del 90 in maniera più velata. Invertiamo un attimino l'ordine, giusto per capirci meglio. L'articolo 18 bis della legge 241 del 90 mi dice che dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni e il caso nostro o comunicazioni è rilasciata immediatamente anche in via telematica una ricevuta. Quindi l'articolo 18 bis della 241 del 90 non parla espressamente di un controllo formale, ma prevede esclusivamente l'obbligo di rilasciare una ricevuta. Poi ci precisa anche che le istanze, le segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. L'articolo 5 del DPR 160 del 2010, norma il procedimento unico SUAP, invece ci dice che al SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. E quindi istituisce, vedete, in maniera esplicita la necessità che il SUAP effettui un controllo formale di completezza sulla SCIA. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la segnalazione alle amministrazioni e agli uffici competenti. Il comma 5 di questo stesso articolo 5 ci dice che a seguito di tale rilascio il richiedente può avviare immediatamente l'intervento o l'attività. Innanzitutto mi fermo un secondo perché apparentemente c'è una discrasia tra l'articolo 5 del DPR 160 e l'articolo 18 bis della legge 241 del 90. In quanto ad una prima lettura all'articolo 5,5 sembrerebbe che solo a seguito del rilascio della ricevuta che avviene a sua volta a seguito del controllo di completezza formale, l'interessato possa avviare l'attività. In realtà la norma sopravvenuta, che è l'articolo 18 bis della legge 241 del 90, che è successiva cronologicamente rispetto al DPR 160, chiarisce che l'efficacia della SCIA è immediata anche in caso di mancato rilascio della ricevuta. Ciò non toglie che il SUAP debba compiere un controllo formale e debba provvedere al rilascio della ricevuta, ma non è il rilascio della ricevuta, diciamo, che dà efficacia al titolo abilitativo e consente l'avvio dell'intervento, perché l'efficacia è immediata e l'intervento può essere avviato sin da subito anche in caso di mancato rilascio della ricevuta e a prescindere dalle successive attività di controllo da parte del SUAP. Ora la norma ci parla di una verifica in modalità informatica e di un rilascio automatico della ricevuta. In realtà ci sono dei sistemi informatici di vario tipo, diciamo, sul territorio nazionale, alcuni più evoluti, altri meno. Ma diciamo in nessun caso, da che mi risulti, siamo arrivati a perfezionare del tutto una verifica, diciamo,
di tipo esclusivamente informatico e un rilascio di tipo esclusivamente automatico. O meglio, il rilascio della ricevuta, nella stragrande maggioranza dei casi, a livello pratico operativo, si considera automatizzato, nel senso che si considera valida come ricevuta la ricevuta di consegna della PEC o una diversa ricevuta automatica rilasciata dal software, che può essere il software di protocollo informatico in uso presso l'ente, o anche il software di gestione dei procedimenti telematici dello sportello unico. Fin qui ci siamo arrivati. Un controllo, diciamo, formale, completo, in modalità informatica, che io sappia ancora non è stato sviluppato in nessun sistema informatico. Ci sono dei sistemi che aiutano in maniera più o meno spinta a compiere questo controllo formale, nel senso che sono stati implementati in maniera più o meno completa per verificare la presenza sia nella modulistica di dati obbligatori, quindi di spunte e di compilazione dei dati obbligatori, che di presenza di allegati obbligatori. Ma nessun sistema informatico è in grado di sostituirsi completamente all'operatore, perché supponiamo ad esempio di avere un campo della modulistica che deve essere obbligatoriamente compilato, banalmente vi dico l'indirizzo dell'attività, nessun sistema informatico tuttavia è in grado di verificare che lui mi abbia scritto effettivamente un indirizzo e non mi abbia scritto una frase priva di senso o una stringa di caratteri battuti automaticamente da tastiera. In questo senso l'informatica ci può sicuramente venire in aiuto, ma non completa, diciamo, compiere in maniera completa una verifica di tipo formale. Allo stesso modo, il sistema informatico è in grado di comprendere se io ho effettivamente allegato un documento che mi è richiesto come obbligatorio, poniamo una planimetria, ma non è in grado di vedere che cosa c'è dentro il file che il cittadino mi ha allegato, quindi di controllare se effettivamente c'è una planimetria o c'è la foto dell'ultimo pranzo di famiglia, per fare un esempio banale. Andando avanti, poi adesso cerchiamo di capire meglio quali sono i contenuti di questa verifica formale. Diciamo che per fare una sintesi, all'atto della trasmissione da parte del cittadino e quindi della ricezione della SCIA da parte del SUAP o diciamo, dell'ufficio procedente, avviene un rilascio della ricevuta automatica da parte del sistema informatico del provider PEC. Successivamente l'ufficio effettua un controllo formale sulla documentazione presentata, a cui possono conseguire tre diverse conseguenze, diciamo, che sono l'avvio dell'iter per le verifiche di merito, quindi nel caso in cui il controllo formale abbia avuto un esito positivo, una richiesta di regolarizzazione della documentazione, ove applicata, come vedremo tra un attimo, oppure una dichiarazione di irricevibilità della SCIA, ove la stessa fosse priva degli elementi minimi essenziali. Allora, per quanto riguarda il controllo formale, cercando di schematizzare quelli che sono i contenuti di questa verifica formale, vi ricordo che questi elementi non sono riportati espressamente nella norma, ma sono, diciamo, un tentativo di codificare quello che nella pratica quotidiana dei SUAP e delle amministrazioni procedenti è, diciamo, la prassi corrente. Il controllo formale è una verifica di completezza della SCIA della sussistenza dei requisiti essenziali della stessa. Non dobbiamo entrare nel merito delle dichiarazioni che vengono rese a corredo della SCIA e quindi della effettiva sussistenza dei presupposti di legge perché quell'intervento sia effettivamente conforme, ma solo verificare che la SCIA sia completa e intrinsecamente coerente. Quindi, innanzitutto verifichiamo la competenza a ricevere la pratica. Questo è un elemento di base. Qualsiasi ufficio ricevente conosce, diciamo, i propri limiti di competenza e sa immediatamente individuare se avesse ricevuto una SCIA che è al di fuori del proprio campo di competenza. Il secondo elemento da rilevare è quello dell'interesse ad agire e la qualificazione giuridica.
Ad esempio, nel caso di un intervento edilizio, noi sappiamo che dobbiamo verificare che il soggetto che ci sta presentando la SCIA abbia titolo ad intervenire su quell'immobile. Che significa non che dobbiamo andare in questa fase a verificare se lui ha veramente un titolo giuridico per intervenire su quell'immobile, ma semplicemente che mi abbia dichiarato di averlo. Mi abbia dichiarato di essere proprietario, di essere un locatario con l'assenso del proprietario, di essere l'usufruttuario, di essere un comodatario, che mi abbia dichiarato un titolo di possesso giuridico che mi qualifica quel soggetto a realizzare quell'intervento. Se niente mi ha dichiarato, manca appunto la SCIA è mancante di un elemento essenziale. Poi la verifica della veridicità di questa dichiarazione, quindi dell'effettivo sussistenza di un titolo a intervenire su quell'immobile fa parte della successiva verifica di merito. Però in questo momento ci fermiamo a verificare che almeno ci sia una dichiarazione che giustifichi appunto l'interesse ad agire e la qualificazione giuridica dell'interessato. Dopodiché, in maniera più dettagliata ma anche più generica, andiamo a verificare la sussistenza degli elementi essenziali della pratica. Quindi corretta, completa e coerente compilazione degli elementi essenziali della modulistica, che vuol dire tante cose. Vuol dire andare a verificare che, diciamo, la pratica sia compilata in maniera completa, ma sia anche intrinsecamente coerente. Mi capita a volte di ricevere delle pratiche, di guardare a pagina 1 mi dice che vuole avviare un esercizio di vicinato e a pagina 2 invece si scopre che è un'attività di estetista. Sto estremizzando, ma giusto per capire che evidentemente il tutto deve avere un filo logico, deve essere coerente. Io devo innanzitutto capire in maniera univoca e non contraddittoria che cosa quella persona vuole realizzare. Mi capita, per esempio, con delle pratiche edilizie di non riuscire a capire da come è stata compilata la modulistica se si tratta di una SCIA per un intervento che deve essere realizzato o se si tratta di una comunicazione di mancata SCIA per un intervento che si vuole sanare con quella comunicazione. È chiaro che questo, per capirlo, oltre alla compilazione della pratica, devo andare a leggermi in maniera che sia coerente e non contraddittorio quello che mi ha indicato. Dopodiché devo andare a verificare l'effettiva presenza delle asseverazioni o richieste, sempre per quanto posso riscontrare da un controllo di tipo formale, da una coerenza. Se mi ha dichiarato che, ad esempio, quell'attività è soggetta a verifica di impatto acustico, vado a verificare di avere l'asseverazione in materia di impatto acustico. Ci deve essere coerenza da questo punto di vista. Non mi pongo il problema in questa fase di verificare se quella dichiarazione di sussistenza o non sussistenza degli obblighi in materia di impatto acustico è vera o no, perché questo va sempre nella fase del controllo di merito. Dopodiché la presenza degli allegati e dei documenti richiesti per la verifica di conformità dell'intervento evincibili dalla modulistica compilata. Se mi ha dichiarato che è necessaria un'autorizzazione paesaggistica, andrò a verificare che ci siano gli elaborati come la relazione paesaggistica e degli elaborati come ad esempio simulazioni fotografiche comunemente richiesti per un progetto che richiede un'autorizzazione paesaggistica. Non mi metto in questa fase, o meglio, non sono tenuto in questa fase a disquisire sul fatto che la sua dichiarazione, ad esempio, sul fatto che non sussista vincolo paesaggistico nell'area sia vera oppure no, perché anche questo rientra nella successiva fase di controllo di merito. Ora, io mi rendo conto che sul piano teorico è facile dire in questa fase vi dovete fermare a un controllo di tipo formale senza entrare nel merito del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni. Quando poi nel concreto e nella pratica quotidiana accade che spesso le persone che devono compiere una verifica sono le stesse che devono compiere l'altra, soprattutto magari nel caso di un SUE, magari sul SUAP è più facile che l'ufficio, diciamo, istruttore dal punto di vista edilizio, poniamo,
sia distinto da quello che si occupa di edilizia. Nel suo, magari capita più spesso che chi compie la verifica formale sia anche chi deve poi fare la verifica istruttoria su quello stesso progetto, così come nel caso del SUAP, può essere che l'ufficio commercio coincida col SUAP e quindi chi compie la verifica formale sia anche il soggetto che poi deve compiere la verifica di merito sulla sussistenza dei requisiti. Però, anche se la persona coincide, il mio, diciamo, suggerimento è quello di cercare di distinguere i due piani, anche perché ne conseguono, diciamo, dei rimedi diversi. Se io rilevo una carenza formale, vado su un invito alla regolarizzazione o sull'irricevibilità della pratica. Se invece verifico che manca un presupposto nel merito, quello che dovrò fare è una richiesta di un ordine di conformazione o un divieto di prosecuzione dell'attività. Cercate di distinguere comunque il piano formale dal piano sostanziale, perché appunto i rimedi sono diversi. Vi ho riportato in questa slide alcuni esempi di irricevibilità della pratica, che possono essere l'assenza di elementi necessari per l'attestazione della conformità dell'oggetto della SCIA alle norme e per la successiva verifica della competenza dell'ufficio a ricevere la pratica. Un esempio: incompleta o incoerente compilazione della modulistica, assenza di allegati evincibili dalla modulistica. Sono gli esempi che vi ho fatto poco fa, quando appunto io non riesco a capire o mancano proprio, ci sono delle sezioni della modulistica non compilate, oppure non riesco a capire esattamente cosa vuole fare o mancano degli allegati. Un altro esempio di irricevibilità è l'incompetenza dell'amministrazione ricevente. Hanno mandato una pratica al comune quando l'autorità competente a riceverla è la regione o la provincia. Nel caso del SUAP è un po' più sottile questa cosa, però potrebbe capitare. Non rientra in questa ipotesi la presentazione della SCIA ad un ufficio diverso da quello competente nell'ambito della medesima amministrazione. In questo caso è la stessa legge 241 del 90 a dire che in questo caso la SCIA non può essere dichiarata irricevibile, ma deve essere trasmessa all'ufficio che effettivamente è competente per riceverla, e i termini decorrono da quando l'ufficio competente riceve effettivamente la SCIA da parte dell'ufficio a cui era stata erroneamente inoltrata. La mancanza della firma nei moduli, nelle dichiarazioni, nelle relazioni, negli elaborati tecnici, la mancanza della procura speciale se necessaria, quindi della procura alla firma, quando il soggetto che firma digitalmente è diverso dall'intestatario, la presentazione di pratiche in formato cartaceo nei casi in cui la norma prescrive l'obbligo di trasmissione telematica, come appunto nel caso del SUAP, la presentazione di una SCIA per casi che necessitano invece del rilascio di un'autorizzazione o di un'autorizzazione soggetta a silenzio assenso, limitatamente a ciò che è possibile rilevare nell'ambito di una verifica formale. Ovviamente, se quello mi presenta una SCIA che secondo lui sostituisce un'autorizzazione paesaggistica, è evidente che quella pratica è irricevibile perché mi deve chiedere un'autorizzazione, perché l'autorizzazione paesaggistica non può essere sostituita da una SCIA. Sto estremizzando, ma è giusto per capire il concetto. Mentre non è formale il fatto che quello mi presenti una SCIA e magari io so che lì ci vuole un'autorizzazione paesaggistica, perché lì sto entrando nel merito della sua dichiarazione. Ancora, abbiamo dei casi di improcedibilità e inammissibilità che sono stabiliti dalla legge. L'inefficacia della SCIA sin dalla data di trasmissione può essere anche connessa a improcedibilità, quando vi è una ragione ostativa all'avvio del procedimento causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria propedeutica richiesta dalla legge. Ad esempio, è improcedibile la SCIA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del codice dell'ambiente e l'ente competente a tale verifica non si sia ancora espresso, quindi non abbia ancora valutato che il progetto non è da assoggettare a VIA, oppure abbia valutato che è da assoggettare a VIA e la VIA non sia stata espletata, perché nel caso in cui è da soggettare a VIA, la stessa SCIA edilizia rientra all'interno del procedimento unico di VIA e quindi nel PAUR e non viene presentata a sé stante. È inammissibile in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante, è un elemento di cui vi parlavo prima. Ad esempio, è inammissibile la SCIA edilizia presentata da un soggetto che non abbia alcun titolo di disponibilità dell'immobile sul quale intende intervenire. Se l'immobile è della mamma e la pratica me la presenta il figlio senza giustificare
questa di avere alcun titolo a intervenire su quell'immobile, quella pratica è inammissibile. Ovviamente questo lo risolve facilmente con un comodato anche di tipo verbale in questo caso e diciamo, l'assenso del proprietario, ma di per sé appunto rientra nell'inammissibilità. I casi di improcedibilità e inammissibilità rientrano nella sfera della verifica formale quando appaiono palesi e immediatamente vincibili dalla documentazione, non essendo prevista in tale fase l'effettuazione di alcuna indagine o approfondimento. Attenzione, perché questi stessi casi di improcedibilità e inammissibilità, oltre che a essere diciamo, rilevati in fase di verifica formale, possono essere rilevati in fase di verifica di merito, ove per esempio nel caso dell'inammissibilità lui mi dichiara, il soggetto mi dichiarasse di avere titolo a intervenire su quell'immobile, ma poi io da una verifica successiva di merito rilevassi che questo non è vero perché ad esempio non è il proprietario, ma il proprietario è un altro. In quel caso la SCIA è sempre inammissibile, ma questo accertamento consegue una verifica di merito e non di tipo formale. Ora, cosa succede dopo che io ho compiuto questa verifica di tipo formale? Se la pratica è passa in maniera favorevole il controllo formale e quindi io la giudico completa, coerente, ricevibile, la inoltro ai vari uffici che sono competenti per eseguire le verifiche di merito e quindi per accertare che effettivamente quell'intervento abbia tutti i requisiti e i presupposti imposti dalla legge. Nel caso in cui invece durante la verifica formale si riscontrino omissioni o carenze, dobbiamo distinguere due fattispecie, due casi. Il caso in cui queste omissioni o carenze siano sanabili con correzioni, con integrazioni, o il caso da cui queste omissioni o carenze non siano sanabili. Caso di omissioni o carenze non sanabili più, diciamo, facile è quello dell'incompetenza a ricevere quella pratica. Se io non sono competente, hai poco da correggere o da integrare quella SCIA, resto sempre non competente. E quindi quello è un caso, diciamo, di carenza formale non sanabile. Nella generalità dei casi, però, le carenze formali sono sanabili. Se mi ha compilato male la modulistica, se mi ha indicato degli elementi contraddittori, se non ha allegato alcuni documenti, tutto questo si può sanare. E quindi l'ufficio ricevente può invitare l'interessato a effettuare la regolarizzazione della SCIA entro un congruo termine. Attenzione, perché la regolarizzazione formale non è una fase prevista espressamente dalla legge. Diciamo che buona regola è che si desume dai principi generali di buon andamento dell'azione amministrativa il fatto che la PA, prima di privare di efficacia una segnalazione, appunto una SCIA, inviti l'interessato a rimuovere quelle che sono le carenze, soprattutto se di tipo formale. Però non è una fase espressamente prevista come obbligatoria dalla legge. E quindi normalmente gli si assegna un termine dicendogli tutti gli elementi che deve correggere. Questo termine, essendo una fase non normata, non esiste una norma che ci dice qual è il termine entro il quale l'interessato deve sanare queste carenze. Tuttavia, dobbiamo tenere in considerazione sicuramente l'entità delle correzioni che gli stiamo chiedendo. Dall'altro, dobbiamo tenere in considerazione un altro elemento molto importante, il fatto che la SCIA non è un'istanza. Il cittadino è già in possesso del titolo abilitativo e può aver già anche avviato l'attività nel momento in cui io rilevo le carenze formali. Quindi non gli posso dare 30 giorni per dire, perché quella SCIA intanto produce effetti, quello avvia l'attività, quindi devo dargli un termine che tenga conto della complessità di ciò che deve correggere, ma che sia il più breve possibile. Perché non solo quell'atto, quella SCIA sta già producendo effetti, e quindi lui magari sta costruendo, sta realizzando un intervento edilizio o sta esercitando l'attività, ma in tutto ciò gli enti
terzi che devono compiere le verifiche di merito intanto non l'hanno vista quella scia, perché io non gliel'ho trasmessa. E quindi c'è anche un problema di decorrenza dei termini per l'effettuazione delle verifiche. Quindi deve essere, io vi dico, gli do, nella normativa regionale sarda questo è normato e la normativa regionale sarda dice non più di 5 giorni lavorativi. Però prendetelo ovviamente nel vostro caso come un elemento del tutto indicativo, ovviamente perché la normativa regionale della Sardegna non vi si applica, però ve l'ho detto solamente a titolo di esempio. Deve essere un termine che tenga conto di queste cose. In altre amministrazioni, come vi dicevo, hanno deciso di non applicare la regolarizzazione formale e di procedere direttamente a dichiarare l'irricevibilità, qualsiasi carenza formale dovessero rilevare. Personalmente, storco un po' il naso, nel senso che preferisco sempre dare la possibilità al cittadino di verificare, anche perché tutto sommato, detta da operatore SUAP, il fatto di dichiarargliela irricevibile, di farmela ripresentare, di doverla riprendere in mano, riprotocollare di nuovo, riassegnare di nuovo, riguardare da zero, francamente non mi dà alcun vantaggio. Preferisco invece metterla un attimo da parte per qualche giorno, segnarmi le cose che non vanno e quando me la integra andare a controllare direttamente le cose che non vanno, piuttosto che ricominciare da capo tutto il processo di lavorazione di quella pratica. Ma questa è proprio una considerazione di tipo pratico terra a terra, ma che nel mio caso, diciamo, è abbastanza, secondo me, è abbastanza determinante. Ora, vi ho detto il caso in cui va tutto bene, vi ho detto la regolarizzazione. Quando ci sono delle omissioni o carenze ritenute non sanabili, come nel caso della incompetenza che vi dicevo prima, o quando io ho chiesto la regolarizzazione e non è stata compiuta nel termine che avevo assegnato, o più spesso è stata parzialmente compiuta, nel senso che mi capita spesso di chiedere di correggere 5 elementi e il cittadino me ne corregge 2 e lascia gli altri 3 tali e quali, a quel punto la scia si dichiara irricevibile. E questo priva di efficacia la scia con effetto retroattivo. Quel titolo abilitativo non si è mai formato, non ha mai prodotto effetti. È opportuno, anche se la legge non lo dice, che l'irricevibilità contenga la motivazione e l'indicazione analitica di tutte le carenze e quindi di tutte le correzioni e integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova scia completa e ricevibile. Non ci fermiamo, questo è un appello che vi faccio, ma un invito, non ci fermiamo al primo elemento, perché dal punto di vista del cittadino, e questo mi è capitato anche a me, in altri ambiti, quando sono andato a presentare delle pratiche, nella fattispecie mi è capitato al catasto, non è sicuramente il mio campo, quindi io presentavo la pratica e me la respingevano scrivendomi un elemento che non andava bene. Correggevo quell'elemento che non andava bene, ritrasmettevo la pratica e me la respingevano scrivendomi un'altra carenza. E questa cosa è andata avanti per 3 o 4 volte, finché alla fine non l'ho chiamato e gli ho detto: perdonami, ma dimmi direttamente tutto quello che non va. È inutile che me le dici una per volta le cose, perché lavoro più io e lavori più tu. Quindi dimmi direttamente. Correggi questo, questo, questo e questo, non fermatevi al primo elemento, scrivetegli tutto. Altro corollario, vedo forse che c'è anche una domanda che ho visto con la coda dell'occhio, la norma non dà un termine per dichiarare una pratica irricevibile, o almeno la norma generale. Questo perché non è una fase che, diciamo, noi stiamo cercando di sviscerare tutto quello che è la prassi applicativa, però tutte queste non sono cose che sono esplicitate nella norma. Certo è che deve essere fatto il prima possibile, anche perché dal punto di vista del cittadino un conto è che io ti dichiaro irricevibile la tua pratica privandola di efficacia dopo pochi giorni, un conto è che lo faccio dopo un mese, perché nel frattempo quella ha prodotto effetti, c'è un legittimo affidamento da parte del privato sulla regolarità del proprio titolo abilitativo e il fatto che io ti faccia un divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti può crearti un documento, un danno di cui mi puoi chiamare a responsabilità.
Sempre a titolo di mero esempio, perché si tratta di una normativa regionale, la normativa regionale della mia regione prevede un limite di 15 giorni. Non si può dichiarare irricevibile una pratica oltre 15 giorni dalla sua presentazione. Questo appunto per cercare di contemperare sia gli interessi della PA e i tempi della PA che gli interessi ovviamente dell'interessato, del cittadino che ha diciamo diritto ad avere una certezza rispetto a questo. Oltre 15 giorni anche nella nostra normativa si può comunque procedere in casi di diciamo nell'esercizio del potere di autotutela. Però prendetelo come un mero esempio. Questo termine di 15 giorni, se vogliamo, lo potete prendere come una regola di buon andamento. Possono essere 15, 10, per carità, l'importante è non andare troppo in là. Completato, diciamo, il controllo di tipo formale, che è quello di primissimo livello che è demandato normalmente all'amministrazione ricevente, quindi allo sportello unico, entriamo nel campo del controllo di merito. Lo sportello unico trasmette la documentazione ai vari uffici ed amministrazioni competenti per materia a verificare nel merito l'effettiva sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge. Questi Sappiamo soggetti. bene che il controllo di merito ha dei termini che abbiamo citato nel webinar della settimana scorsa, che sono di 60 giorni ridotti a 30 per le SCIA in materia edilizia. In questa fase i soggetti coinvolti vanno oltre quello che è stato verificato sinora dal SUAP e effettuano un controllo di merito sulla documentazione, verificando che l'intervento o l'attività sia effettivamente conforme ai presupposti di legge o di regolamento richiesti dalla normativa vigente. E questo lo possiamo distinguere in due fasi. La prima fase del controllo di merito consiste nel verificare che l'intervento o l'attività sia conforme ai presupposti di legge o di regolamento sulla base di quanto dichiarato, assunto come veritiero. Io non vado quindi in questa fase a verificare che ciò che mi ha dichiarato sia vero, ma vado a verificare che ciò che mi ha dichiarato sia legittimante se fosse vero. Ad esempio, abbiamo un esercizio di vicinato, la SCIA per l'avvio di un esercizio di vicinato alimentare, dove sappiamo sono necessari dei requisiti professionali. E l'interessato mi dichiara di avere requisiti professionali perché ha lavorato per 2 anni nell'arco dell'ultimo quinquennio presso l'impresa tal dei tali. Ora, io non vado a verificare che lui abbia veramente lavorato in quell'impresa, ma vado a verificare se ciò fosse vero, lui possiederebbe effettivamente il requisito. Perché sono immediatamente in grado di capire. Ad esempio, se mi dichiara di avere un diploma di maturità scientifica, che quello è un titolo di studio non abilitante, anche se non ho bisogno di verificare se è vero o no che abbia il diploma, so che quello non è legittimante. In una pratica edilizia, parimenti, vado a controllare che quel tipo di intervento che mi sta descrivendo, che vuole realizzare, rientri nella categoria in cui me l'ha inquadrato. Se mi ha detto che sta facendo, diciamo, delle modifiche alle partizioni interne, me l'ha inquadrato come manutenzione straordinaria. Ok, e tra l'altro non è una scia, sarebbe una CILA, ma il concetto è lo stesso. Se invece mi ha presentato una pratica di manutenzione straordinaria e vado a vedere, sta facendo un volume in più, sono in grado, anche senza andare più di tanto nel merito, diciamo, del progetto e andando a verificare i fascicoli precedenti, che quello non va bene e quindi sono in una prima fase del controllo di merito. Mentre una seconda fase del controllo di merito è quello di andare ad accertare la veridicità delle dichiarazioni, quindi andare a verificare se è vero che quel soggetto ha quel diploma, se è vero che quel soggetto ha effettivamente lavorato il tempo che mi ha dichiarato presso questa o quell'impresa. Oppure, nel caso di un'istruttore di tipo edilizio,
È diciamo, vado a prendermi i fascicoli in archivio per verificare l'effettiva conformità della preesistenza di quell'immobile e via discorrendo. Vado a verificare che ci sia sussista effettivamente un valido titolo di disponibilità dell'immobile nei limiti in cui la giurisprudenza ci ha abbondantemente chiarito che deve essere fatto da parte dell'ufficio tecnico dell'ente locale, eccetera. Perché? Perdo, diciamo, questo tempo per distinguervi la prima fase dalla seconda fase, eccetera. Questo vi può aiutare, secondo me, anche a normare i controlli e anche l'eventuale necessità di compiere dei controlli a campione. Perché la norma, il DPR 445 del 2000, ci consente di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione. Nell'optimum, che è sempre quello di verificare tutto, laddove ragioni di carenza di personale, carenza di risorse o semplicemente organizzazione interna non mi consentissero di effettuare un controllo a tappeto su tutto, potrei pensare di graduare, prevedendo, diciamo, diverse anche percentuali di campione di controllo su queste distinte fasi. La fase di controllo formale, secondo me, è opportuno che sia svolta su tutte. La fase di controllo di merito di primo livello, secondo la mia opinione personale, si deve cercare di fare su tutto o quasi, nel senso che è uno sguardo, tutto sommato veloce, ma più qualificato di quello che può compiere il SUAP o comunque lo sportello unico, perché uno sguardo da parte dell'ufficio competente per rilevare macroscopiche carenze anche senza bisogno di accertare le dichiarazioni è bene farlo. Mentre una seconda fase di controllo di merito con la verifica sulle autocertificazioni, andando ad acquisire casellario giudiziale, antimafia, diplomi, eccetera, eccetera, questo si può fare a campione più serenamente e si può anche normare con disposizioni interne, assolutamente. Quindi è utile graduare queste diverse fasi per questo motivo. Ecco sì, infatti vi ho anticipato quello che era il contenuto della slide successiva. Al controllo documentale fin qui, diciamo, contemplato, si può aggiungere un controllo ispettivo. Quindi sinora abbiamo discusso di controllare le cose sulla carta, dal punto di vista formale, merito, primo livello, secondo livello, ma sempre sulla carta. Di carta stavamo parlando. Passatemi il termine carta, anche laddove fossero ovviamente documenti formati in modalità digitale. Sempre diciamo, un controllo di tipo documentale. Ecco. Al controllo documentale può poi essere affiancato un ulteriore approfondimento di controllo da compiersi mediante ispezione in loco. L'ispezione può essere effettuata direttamente dall'ufficio competente per le verifiche, qualora ciò rientri fra i suoi compiti, o può essere demandata ad organi di vigilanza, come ad esempio la polizia locale o ad altri soggetti aventi analoghe funzioni. Fatta salva l'applicabilità di specifiche disposizioni contenute nelle discipline settoriali vigenti, anche per il controllo ispettivo è possibile procedere ad una programmazione a campione. Se vogliamo, possiamo graduare in maniera anche a scaletta, cioè laddove il controllo documentale di merito di secondo livello fosse, ad esempio, applicato alla metà, al 50% delle pratiche, potrei pensare di applicare un controllo ispettivo ad un 20-25%, che è ancora un livello ulteriore. Questo ovviamente rientra nella piena autonomia organizzativa di ogni singolo ente ufficio. Però è utile graduare anche questo tipo di modalità, ovviamente con criteri il più possibile predeterminati, perché laddove si optasse per una verifica a campione è tutto legittimo, ma è molto importante che sia oggettivo, imparziale e predeterminato il criterio che mi consente di dire questa la controllo, questa no. Quindi ci sia un atto programmatorio a monte dell'amministrazione.
Ricordiamo che per quanto riguarda il controllo ispettivo ci sono diverse disposizioni contenute nei decreti che discendono dal periodo, diciamo, del governo Monti, quindi qualche anno fa, che impongono di coordinare, che i diversi soggetti competenti per le verifiche si coordinino per evitare di ridurre, cioè, scusate, per ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni nell'attività di controllo ispettivo, quindi in sede, nel senso che non è che ogni giorno quel poveretto si può vedere un accesso di soggetti controllori per verificare la regolarità della propria attività. Fin qui una definizione una definizione, diciamo, dei diversi gradi di controllo. Cosa succede poi ad esito di questi controlli? Possiamo avere un esito favorevole, possiamo avere necessità di integrazioni documentali, possiamo essere in presenza di difformità sanabili o non sanabili nel merito. Prima abbiamo parlato di carenze sanabili o non sanabili di tipo formale. Adesso parliamo di difformità. La differenza qual è? Che prima parlavamo della mancanza di un dato, di un documento, adesso parliamo della mancanza di un presupposto. E quindi abbiamo rilevato che c'è qualcosa che non va. Nel caso di esito favorevole, questo è il caso più facile, non c'è bisogno di fare niente. Questo ve l'ho detto anche la settimana scorsa. Perché? Perché la SCIA non è un'istanza, noi non dobbiamo rilasciare nessun atto abilitativo, non dobbiamo dare nessun permesso, non ci è stato richiesto nessun parere, quello ci ha segnalato che voleva avviare quell'attività, non ci ha chiesto il permesso di farlo. Quindi se tutto va bene non ho bisogno di rispondergli, perché lui non sta aspettando una risposta. Mi capita spesso di ricevere telefonate da parte di cittadini che mi dicono: io ho presentato la pratica, volevo sapere se va tutto bene, se l'ufficio tecnico si è espresso. E io gli rispondo sempre: ti devi preoccupare se si esprime, perché se tutto va bene non mi deve dire nulla, se scrive vuol dire che c'è qualcosa che non va. È proprio rovesciata l'ottica. Lo so che poi anche il cittadino fatica a volte un po' a comprendere questo concetto, ma è esattamente così. Quindi, quando dalle verifiche non emerga alcuna carenza, non è dovuta alcuna comunicazione né all'interessato né allo sportello unico. Poi, ad esempio, possiamo dire che se una norma di settore prevede la registrazione o l'iscrizione in appositi albi o registri sostituita dalla SCIA, come può essere la notifica sanitaria, ad esempio, che normalmente prevede poi l'iscrizione in un registro europeo degli operatori del settore alimentare, è sufficiente che l'autorità competente comunichi gli estremi, giusto? Per mera conoscenza, l'attività è stata registrata al numero 745 e finisce qui. Eventuali precisazioni che non comportino la necessità di alcun adeguamento o modifica progettuale e si sostanzino in adempimenti successivi o nel richiamo a obblighi generali o specifici da osservare durante l'intervento o l'attività non sono prescrizioni e sono trasmessi all'amministrazione competente, all'interessato, tramite lo sportello unico. A volte succede che alcuni enti rispondono prescrivendo cose che in realtà non sono delle prescrizioni, sono semplicemente dei richiami. Ricordati che devi comunicare l'inizio lavori, devi comunicare la fine lavori, sei tenuto a osservare tutte le cautele previste dalla legge. Quello, diciamo, non è un vero e proprio parere, però anche male non fa richiamare l'attenzione e quindi si trasmettono direttamente. Il primo step è quello della necessità di integrazioni documentali. Oltre al controllo formale di merito che viene compiuto dal SUAP in fase di primissimo controllo della pratica, gli enti terzi competenti per le verifiche possono rilevare la necessità di richiedere delle integrazioni. Anche questo non è normato in maniera esplicita dalla legge, ma è comunemente, diciamo, applicato nella prassi operativa. Attenzione, in realtà poi non è espressamente normato, ma è richiamato nel DPR 126 del DPR 126, perché ci dice che i soggetti competenti possono chiedere un'integrazione di dati o di documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della SCIA e dei relativi allegati a quanto indicato nella modulistica istituzionale pubblicata sul sito dell'ente. Questo l'abbiamo richiamato anche la volta scorsa.
Attenzione perché la richiesta di integrazione documentali non comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo né l'obbligo di sospendere l'attività o l'intervento eventualmente avviati. Questo lo prevede la norma per i provvedimenti di conformazione dell'attività, che sono una cosa diversa dalla richiesta di integrazione documentali. La richiesta di integrazione documentali non è... Allora, spesso gli enti che compiono le verifiche fanno un po' di confusione e ci trasmettono ai SUAP come richieste di integrazione documentali anche osservazioni nel merito di difformità. In realtà, una cosa è chiedere un documento che mi manca, una cosa è rilevare che c'è una difformità da sanare. Sono due cose ben diverse. Qui stiamo parlando di richiesta di integrazione. Devo chiedere un documento in più, non sto rilevando una difformità. Il fatto che io chieda un documento in più, quindi, non sospende l'efficacia del titolo, non comporta che l'interessato sospenda la sua attività e decorso inutilmente il termine, non succede proprio niente perché la SCIA mantiene la propria efficacia. Poi, semmai, l'autorità competente può procedere a adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di conformazione, ma questo è, diciamo, un step successivo. Step successivo che appunto si ha nei casi di cui all'articolo 19,3 quando l'ente competente rilevasse la carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge. In questi casi, come abbiamo accennato anche nel webinar della settimana scorsa, le strade sono due: l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa, salvo che non sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente con un ordine di conformazione entro un termine stabilito dall'amministrazione. In realtà io, rispetto alla dicitura del testo normativo, rovescerei le due frasi, nel senso che prima di tutto verifico se, necessario, se si può conformare e solo se non si può conformare adotto direttamente un divieto di prosecuzione dell'attività. Diciamo, possiamo distinguere due casi. L'ufficio che riceve la SCIA coincide con l'ufficio competente per le verifiche. In questo caso l'ufficio emette direttamente il provvedimento di conformazione o di divieto di prosecuzione dell'attività, inviandolo all'interessato e ha ovviamente a disposizione tutto il tempo che la legge prevede per l'effettuazione delle verifiche, 60 giorni ridotti a 30 per le SCIA edilizie. Nel caso invece più generale della SCIA unica, quando quindi l'ufficio competente non coincide con quello che ha ricevuto la SCIA, esempio sportello unico, appunto, l'ufficio competente per le verifiche formula una proposta di provvedimento all'amministrazione che ha ricevuto la SCIA, quindi normalmente allo sportello unico, il quale entro i successivi 5 giorni provvede all'emissione del provvedimento di conformazione o divieto di prosecuzione dell'attività e a trasmetterlo all'interessato. Da questo ne consegue che l'ente terzo competente per le verifiche, in questo caso ha a disposizione 5 giorni in meno di quelli che la legge prevede per agire. Quindi, se la legge prevede 60 ridotti a 30, nel caso in cui l'ente competente per le verifiche non coincida con quello che ha ricevuto la pratica, i termini a disposizione sono effettivamente di 55 giorni ridotti a 25 per le SCIA edilizie. Questo perché lo sportello unico deve avere, cioè ha 5 giorni a disposizione per emettere il provvedimento sulla base della proposta formulata dall'amministrazione competente. Questo perché la legge ha voluto normare anche la fase della interdizione dell'attività, per evitare che nel caso di SCIA unica, in cui io ho uno sportello unico e una pluralità di soggetti competenti per le verifiche, questi soggetti agiscano in ordine sparso e il cittadino si trovi disorientato a non capire quali pezzi del suo titolo abilitativo sono ancora in piedi e quali no. Quindi ha demandato allo sportello unico di fare sintesi anche nella fase interdittiva o, diciamo, prescrittiva conseguente alla SCIA. Questo non vuol dire che il legislatore abbia trasferito al SUAP tutte le competenze, perché le competenze per materia rimangono immutate. La proposta di provvedimento non deve essere vista come uno scaricabarile istituzionalizzato, perdonatemi se
Sono brutale forse in questo, nel senso che deve essere una proposta chiara, motivata, circostanziata e in sé autonoma. Cioè non va bene il caso in cui l'ente terzo scrive al SUAP dicendogli manca questo requisito, manca questo presupposto. Ad esempio, l'ufficio tecnico scrive al SUAP e gli dice il progetto proposto prevede un esubero volumetrico. No. Non va bene. L'ente che è competente per le verifiche deve essere conseguente, quindi deve trasmettere allo sportello unico una proposta dove rilevi la carenza, individui le eventuali modifiche per superarla e poi espliciti se allo sportello unico viene richiesto di emettere un ordine di conformazione o un divieto di prosecuzione. Questo perché non può essere demandato allo sportello unico di trarre conclusioni rispetto ad una carenza segnalata da un altro soggetto. L'altro soggetto deve segnalare la carenza, trarre le conclusioni e chiedere al SUAP di agire in base alle conclusioni che ha tratto. Non so se questo è chiaro. Quindi deve esplicitare se richiede di emettere un provvedimento di conformazione o un divieto di prosecuzione dell'attività, chiede di. E quindi sì, se è possibile conformare, chiede di emettere una richiesta di conformazione, o meglio un ordine di conformazione, perché l'interessato provveda entro un termine non inferiore a 30 giorni. Se non è possibile conformare l'attività, si emette un divieto di prosecuzione dell'attività. E quindi la proposta di provvedimento, come vi dicevo, deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire allo sportello unico di procedere. Quindi deve indicare le eventuali modifiche da apportare al progetto, il termine per la conformazione e deve anche precisare se è richiesto o no una sospensione dell'attività nelle more della conformazione stessa. Sospensione che può essere disposta solo in caso di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una norma o da un atto amministrativo generale, oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Tutto questo deve essere indicato nella proposta di provvedimento, affinché poi lo sportello unico la faccia sua nel provvedimento vero e proprio. Le proposte di provvedimento inviate oltre i termini di cui all'articolo 19, comma 3 o 6 bis, quindi inviate oltre i 55 giorni ridotti a 25 nel caso di scie edilizie, sono inefficaci ai sensi dell'articolo 2,8 bis della stessa legge. Entro qui, perdonatemi, chiedo venia, c'è un errore in questa slide perché non l'ho aggiornata. Precedentemente l'articolo 21 nonies prevedeva un termine di 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela, che è stato ridotto a 12 mesi, quindi poi la correggo prima di pubblicarla. Entro 12 mesi dal decorso dei medesimi termini, gli uffici competenti per le verifiche di merito possono agire nell'esercizio del potere di autotutela. Quindi di per sé le proposte di provvedimento inviate in ritardo non sono efficaci, salvo che non si agisca nell'esercizio del potere di autotutela in presenza dei presupposti stringenti previsti dall'articolo 21 nonies della legge 241, di cui abbiamo parlato anche nel webinar della scorsa settimana, entro il termine di 12 mesi. Sì, io come vi ho bombardato di informazioni, ma avrei terminato l'esposizione. Ora cerco di vedere se ci sono alcune domande a cui riusciamo a rispondere in diretta e se no, tutto quello diciamo che non faccio in tempo, ricordatevi che comunque rispondiamo per iscritto. Allora, pongo un quesito. Vi è un metodo legittimo per fondere i due sportelli in uno unico, SUE e SUAP? Grazie mille. Allora, in questo momento la norma, diciamo, istituisce e norma separatamente SUAP e SUE. Alcune normative regionali hanno previsto la fusione del SUAP e del SUE.
Sicuramente quella della regione Sardegna che conosco sicuramente meglio, ovviamente per ovvie ragioni, ma mi risulta che ci siano altre regioni che hanno agito in questo modo. So di sicuro la regione Umbria, altre non le conosco più nel dettaglio, ma al di là della previsione della normativa regionale o di un'eventuale semplificazione della normativa statale, di cui peraltro si discute da un po' rispetto all'unificazione di SUAP e SUE, diciamo, c'è un'autonomia organizzativa che è garantita ai singoli enti, per cui nulla vieta ad un'amministrazione locale di istituire un servizio, un ufficio che racchiuda in sé le competenze tanto del SUAP quanto del SUE. Rispetto a questo ci sono diversi esempi, che adesso non mi vengono in mente, ma li ho visti, di comuni più o meno grandi sparsi nel territorio nazionale che hanno operato questa scelta. Quindi di istituire uno sportello unico che racchiuda in sé le competenze tanto del SUAP quanto del SUE. Questo è assolutamente legittimo perché rientra nell'autonomia organizzativa del singolo ente e qui l'importante è che poi svolga effettivamente le funzioni che la legge attribuisce al SUAP e al SUE. Altra domanda, esiste invece un termine entro il quale una pratica può essere resa irricevibile, improcedibile o inammissibile? A questa domanda ho risposto direttamente nella trattazione. È possibile sospendere la decorrenza dei termini quando si richiede di integrare per carenze formali sanabili? Su questo, per carità, non ritengo, perché sospendere la decorrenza dei termini, allora dipende da quali termini stiamo parlando. Se stiamo parlando dei termini di validità di efficacia del titolo abilitativo, la risposta direi che è no, perché la legge è esplicita nel prevedere che la SCIA ha efficacia immediatamente dal momento della sua trasmissione alla pubblica amministrazione. Questo, come vi ho detto già diverse volte, ha come corollario il fatto che tutte le fasi di verifica e i tempi di queste fasi di verifica sono indifferenti per il cittadino che ha già il suo titolo abilitativo efficace in mano e che può già avviare la sua attività. Quindi non avrebbe nessun senso dire che se io gli chiedo una regolarizzazione formale gli sospendo i termini, perché i termini non ci sono termini, quella è immediatamente efficace. Discorso diverso è se parliamo dei termini per le verifiche da parte degli enti competenti. Qui c'è un buco oggettivamente nella norma, nel senso che la norma non chiarisce in maniera esplicita se quando parliamo di 60 o di 30 giorni per l'effettuazione delle verifiche stiamo parlando di termini che decorrono sempre dalla data in cui il cittadino trasmette la pratica all'amministrazione ricevente, o dei termini entro i quali l'ufficio che è competente sulle verifiche di merito riceve quella pratica. Perché in un sistema di SCIA unica, il problema si pone sostanzialmente nella SCIA unica, non nella SCIA ordinaria, perché nella SCIA ordinaria singola, quando l'amministrazione ricevente coincide con quella che deve fare i controlli, il problema non si pone. Ma nella SCIA unica, in cui ho il cittadino che trasmette la SCIA al sportello unico, e lo sportello unico che poi la deve veicolare dopo la verifica formale agli enti competenti per le verifiche di merito, allora, guardando il problema dall'angolo visuale del cittadino, io vi dico, dovremmo dire che i termini decorrono sempre da quando il cittadino trasmette la pratica, perché io cittadino, che problema? Cioè, non devo, come dire, subire una discriminazione, se vogliamo, dal fatto che il SUAP a cui io l'ho trasmesso la trasmette con ritardo agli enti competenti per le verifiche, magari dopo 2 settimane, 3 settimane, capitano anche casi di questo genere. Io devo avere certezza del fatto che trascorsi quei 60 giorni non c'è più nessuno che, tranne i casi, diciamo, di eccezione di esercizio del potere di autotutela, mi può emettere un divieto di prosecuzione dell'attività. Devo avere questo tipo di certezza. Dall'altro, se ho di fronte, se la guardo con gli occhi dell'ente terzo competente per le verifiche,
È chiaro che non va bene neanche dire che i termini decorrono comunque da quando il cittadino l'ha trasmesso al SUAP, perché se poi il SUAP a me lo trasmette dopo 20 giorni e magari è una scia edilizia e io di giorni a quel punto ne ho 5 anziché 25. C'è qualcosa che non va, comunque guardiamo il problema da entrambi gli angoli di visuale. Anche qui alcune normative regionali questo l'hanno chiarito. In stragrande maggioranza dei casi resta un po' fumoso, ma secondo la mia personale opinione, e prendetela come tale, perché non vi sto dicendo verità dogmatiche né diciamo chiarite espressamente dalla legge, prendendo anche un po' ad esempio quello che ci suggerisce l'articolo, se non ricordo male, 18 bis della 241, esatto, l'articolo 18 bis, comma 2, dice: nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentata ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3 e 20, comma 1 decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o comunicazione da parte dell'ufficio competente. Quindi, conseguentemente, i termini per le verifiche effettivamente decorrono dal momento in cui è l'ente terzo competente per le verifiche che riceve dallo sportello unico la documentazione su cui deve compiere le verifiche. Conseguentemente, per il cittadino, però, in realtà, i termini entro cui può ricevere divieti di prosecuzione dell'attività o ordini di conformazione non sono 60-30 giorni da quando lui ha trasmesso la scia unica allo sportello unico, ma da quando lo sportello unico l'ha trasmessa alle amministrazioni competenti a ricevere la pratica. Per questo prendetelo sempre come titolo di esempio, ad esempio nel caso del sistema informatico che utilizziamo in Regione Sardegna, il sistema informatico dopo 15 giorni in caso di inerzia del SUAP prende quella pratica e la trasmette automaticamente a tutti gli enti competenti in quel procedimento. Questo per far sì che comunque quei 60 giorni visti dall'ottica del cittadino non diventino mai più di 75, quindi non diventino mai più di 15 giorni oltre la data in cui lui ha trasmesso la scia. Ma sempre come esempio, perché questo è né più né meno che un caso che si può fare anche di meglio, certo. Se una scia viene resa irricevibile, si può sanzionare l'attività visto che non aveva il titolo per esercitare? Sì, beh, la scia dichiarata irricevibile, l'effetto è dalla data di trasmissione, quindi il titolo abilitativo non è mai esistito. Ora, dopodiché, eviterei di sanzionarlo magari per quel che è successo, diciamo nel tempo intercorso tra la data in cui lui aveva trasmesso la scia e la data in cui l'ho dichiarata effettivamente irricevibile. Se poi a seguito della dichiarazione di ricevibilità quello non dovesse sospendere l'attività, di fatto è del tutto abusiva e quindi procederei a sanare. Nel campo edilizio la cosa è un pochino più complicata, perché se lui avesse compiuto delle opere su una scia poi dichiarata irricevibile, quelle opere di fatto sono da sanare perché sono prive di titolo e quindi a tutti gli effetti abusive. L'istanza che prevede l'avvio di un'attività di manutenzione di impianti termici presso i clienti, ma senza apertura di punto vendita, può essere dichiarata irricevibile per incompetenza del SUAP a riceverla? Allora, attività di manutenzione di impianti, parliamo del decreto ministeriale 37 del 2008 che prevede una scia che è di competenza delle Camere di Commercio. Quindi la competenza per materia è delle Camere di Commercio. Ciò non toglie che ai sensi del DPR 160, nonché del decreto legislativo 59, tutte le attività economiche e produttive dei prestatori di servizi rientrano nella competenza dello sportello unico. Quindi io non direi che quella è una scia non di competenza del SUAP. È una scia di competenza del SUAP nella quale la competenza di merito per le verifiche sul titolo abilitativo spetta alla Camera di Commercio. Il SUAP riceve e trasmette alla Camera di Commercio per le verifiche. Ma non è
che non sia competente. Ancora, buongiorno. Poi non so se ci sono magari alcune realtà nel quale sono stati presi degli accordi con le camere, non escludo che possano esserci degli accordi con le camere di commercio in cui si è deciso che quel tipo di procedimenti vengono mandati anche direttamente alle camere di commercio. Può essere questo. Però al di là di questo genere di cose, normativamente comunque non si può dire che quella è una pratica non di competenza del SUAP. Vediamo un'altra domanda. Nel caso di SCIA per apertura di attività di tintolavanderia, vista la possibilità spettante all'impresa di designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso del requisito ai sensi dell'articolo 2,2 lettera D.3 della legge regionale 84 del 2006, periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a 3 anni, anche non consecutivi, ma comunque nell'arco di 5 anni, nei casi di attività lavorativa subordinata, si chiede se i periodi lavorativi con contratto part-time debbano essere valutati secondo criteri di proporzionalità, come avviene per altri settori come facchinaggio e attività di installazione impianti, per cui ad esempio un anno di lavoro ad orario dimezzato part-time al 50% va computato come 6 mesi di lavoro, parere MISE, reso alla Regione Veneto. Diciamo che la domanda trascende molto l'argomento del webinar. Non conosco nel dettaglio, però è un principio generale il fatto che i periodi lavorativi prestati in regime di part-time devono essere riparametrati sul termine complessivo con la percentuale del part-time stesso. Cioè io stesso che sono part-time, sono dipendente part-time in comune, svolgo 18 ore settimanali, ogni anno di servizio mi conta come 6 mesi ai fini dell'anzianità, perché di fatto svolgo la metà delle ore. Analogamente ritengo che, così come da parere del MISE reso alla Regione Veneto su un altro settore come il facchinaggio, ma non è, il problema non è del facchinaggio, è il principio generale. Per cui io devo parametrare la durata dell'attività lavorativa con la percentuale di ore rispetto diciamo, all'orario completo. Nel caso di un'attività di somministrazione, chi deve fare il controllo di merito relativo ai requisiti professionali? È l'ASL o la polizia locale? Il controllo di merito relativo ai requisiti professionali. Allora, la competenza per quanto riguarda i requisiti professionali è del comune, nel senso che il titolo abilitativo per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è del comune, è in capo al comune per norma. Dopodiché, che sia l'ufficio X, l'ufficio Y, l'ufficio Z, questo non troverete mai una legge che ve lo dice o un esperto che vi può rispondere, perché la risposta a questa domanda è andate a guardare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del vostro comune, perché solo lì potrete leggere chi è competente per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In alcuni comuni può essere lo stesso SUAP, in altri possiamo avere un ufficio commercio o attività produttive separato dal SUAP, in altri possiamo avere la polizia locale, ma non esistono delle regole. C'è una totale autonomia da parte dell'ente di organizzare i propri uffici, da cui discende una totale, diciamo, da questa autonomia discende il fatto che vada ricercato nelle disposizioni organizzative interne l'individuazione dell'ufficio competente. Di sicuro vi posso dire che sui requisiti professionali la competenza è del comune e non dell'ASL. L'ASL ha un'altra competenza, ha la competenza in materia di notifica ex regolamento comunitario 852 del 2004 sui requisiti igienico-sanitari che non sono da confondere con i requisiti professionali di cui al decreto legislativo 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale. Ancora una domanda. Buongiorno, nel caso di attività sottoposte a scia condizionata, ad esempio carrozzerie, può il SUAP adottare l'istituto della SCIA ai sensi dell'articolo 19 della 241, quindi non condizionata, e sospendere l'attività qualora manchino delle abilitazioni in materia ambientale o di sicurezza, esempio, manca il titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera o manca la prevenzione incendi. Allora, non è che l'ho capita benissimo la domanda, ma nella
Tutto il discorso del SUAP discende da una disposizione che risale addirittura al decreto legislativo 112 del 1998, dove ci dice che il procedimento in materia di esercizio di attività produttive è unico. Questo vuol dire che io devo, quando presento una pratica, io cittadino, quando presento una pratica SUAP, devo avviare un procedimento unico, dove devo acquisire contemporaneamente, a meno che non li possieda già ovviamente, tutti i titoli abilitativi necessari per esercitare quell'attività. E quindi se per esercitare l'attività di carrozzeria necessito della SCIA ai sensi della normativa sugli autoriparatori, dell'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera, della nulla osta di impatto acustico, dell'autorizzazione allo scarico, e della SCIA di prevenzione incendi, devo presentare una pratica che comprenda questi cinque elementi. Non li posso spezzettare un po' così come mi pare, mi piace, presentare solo la SCIA per l'attività di autoriparatore, che poi il SUAP sospende perché manca questo, manca quello. No, devo presentare tutto insieme. E quindi deve essere una SCIA condizionata se ho necessità di acquisire un titolo abilitativo espresso, che mi condiziona l'efficacia di quella che sarebbe di per sé una SCIA immediatamente efficace, ma non lo è perché per quell'attività non basta solo quella SCIA. Il mio quesito è il seguente: il preposto di un bar ha comunicato al comune l'intenzione di recedere dall'incarico. Il comune deve sospendere l'attività o dare un termine al titolare del bar per comunicare il nuovo preposto? Il termine di quanto? Allora, se il preposto di un bar recede dall'incarico, vuol dire che quella ditta perde i requisiti per esercitare l'attività, perché se non c'è più il preposto. Però non è neanche detto, perché potrebbe anche essere il caso di un bar che magari aveva aperto in un momento in cui il titolare non aveva i requisiti e quindi aveva nominato un preposto. Poi nel frattempo magari sono passati 2 anni, il titolare lavorandoci di fatto ha acquisito i requisiti e quindi non ha più bisogno del preposto. Quindi il fatto che il preposto si dimetta, io farei così, personalmente invierei una comunicazione, un avvio di procedimento d'ufficio volto alla emissione di un ordine, di un divieto di prosecuzione dell'attività per mancanza di requisiti. Inviterei l'interessato a giustificare diciamo, la permanenza dei requisiti previsti dalla legge, alla luce del fatto che il preposto si è dimesso. Se l'interessato è intelligente e risponde immediatamente dicendo: vabbè, quel preposto se n'è andato, nomino quest'altro, oppure io stesso ho acquisito i requisiti e quindi posso proseguire l'attività senza più bisogno di nominare un preposto, e in quel caso tutto si risolve, archiviamo, altrimenti devo, diciamo, emettere un ordine di divieto di prosecuzione dell'attività perché non ci sono più requisiti di legge. Ma più che agire con una sospensione dell'attività, che in questo caso è innanzitutto perché non gli devo comunicare prima di aver avviato un procedimento d'ufficio, quindi lo farei comunque un avvio del procedimento, che nella stragrande maggioranza dei casi risolve il problema. Secondo, io dovrei sospendere l'attività sulla base di una presunta carenza di requisiti quando in realtà non lo so, cioè è possibile che il fatto che quel preposto si dimetta mi faccia venir meno i requisiti di quell'attività, ma non è detto. Semplicemente io non lo so. Vediamo un'altra domanda. È possibile presentare la richiesta di conformazione ex articolo 19,3 della legge 241 del 90 più volte per la stessa SCIA? Per esempio, la richiedo perché noto la mancanza di un requisito. Dopo aver inoltrato la pratica agli enti competenti, gli stessi fanno notare la mancanza di un altro requisito e a questo punto dovrei richiedere un'ulteriore conformazione interrompendo nuovamente i termini. Riassumendo, è quindi opportuno attendere a richiedere la conformazione in prossimità della scadenza di 60 giorni,
No, scelta edilizia, dando tempo ai vari enti coinvolti di dire la loro, richiedendo comunque una sola volta la conformazione, oppure si può richiedere più volte, grazie in anticipo. Allora, la legge non è esplicita su questo. Diciamo che non è vietato. Quello che si dovrebbe cercare di fare, piuttosto, è che se io ricevo una richiesta di conformazione da parte di un soggetto o magari un ordine, un divieto di prosecuzione dell'attività, dovrei cercare di, magari anche facendo eventualmente una riunione informale tra i vari soggetti coinvolti, di capire se la carenza che è stata segnalata da un ufficio ha conseguenze rispetto ai profili di competenza degli altri, in maniera tale da non fare un atto interdittivo parziale o di non farlo onnicomprensivo laddove non ce ne fosse bisogno. Supponiamo di avere una SCIA per l'avvio di un grande supermercato o di una grande struttura di vendita in cui ci sono tante attività e c'è anche una piccola parte, poniamo, alimentare. E supponiamo che l'ASL nelle verifiche sui requisiti igienico-sanitari poi mi dicano: guarda, quel soggetto non può vendere alimenti perché il bagno non ha l'antibagno, può anche essere, e quindi siccome non è possibile perché non ce l'ha, gli faccio un divieto di prosecuzione dell'attività. Ma io che sono il SUAP, in un caso del genere, secondo voi, dovrei fare un ordine di prosecuzione dell'attività, quindi dovrei far chiudere tutta la grande struttura di vendita, o più semplicemente dovrei dirgli: no, tu non vendi più alimenti, tu la grande struttura di vendita, se vuoi la apri, ma vendi solo non alimentari. Per questo a volte non è così immediato comprendere le conseguenze di una carenza segnalata da uno degli uffici competenti rispetto all'intero. In questi casi è opportuno, io dico, fare una consultazione anche rispetto agli altri enti competenti. Ciò non toglie, tornando alla domanda, che possa accadere che pur in presenza di elementi distinti, io possa avere uffici che agiscono in tempi diversi. In quel caso si potrebbe anche aspettare di agire, diciamo, a ridosso della scadenza del termine. Ma informalmente inizierei a far vedere all'interessato la proposta che mi è pervenuta da parte, magari in anticipo, da parte di uno degli uffici competenti, in modo che quello possa anche anticipare e magari riesce a risolvere la carenza prima ancora che io faccia in tempo a emettergli l'ordine di conformazione. È una cosa che mi capita, mi è capitata. Nell'ambito di una stessa SCIA è lecito inoltrare una richiesta di integrazioni formali, omissioni sanabili e successivamente in occasione dei controlli di merito inoltrare una richiesta di conformazione? Secondo me sì, perché la richiesta di, non è, la richiesta è, diciamo, in sede formale è una richiesta di regolarizzazione, non la definirei come richiesta di integrazione vera e propria, nel senso che è determinante, cioè è rivolta ad evitare una dichiarazione di ricevibilità e quindi a avere i requisiti e gli elementi essenziali. Dopodiché la richiesta di integrazione di merito è una fase successiva. In fase di richiesta di conformazione, la SCIA mantiene la sua efficacia di per sé, sì, tranne nel caso in cui si disponga espressamente un obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, e la legge ci dice che questo si può fare solo in caso di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Quindi la sospensione dell'attività nelle more della conformazione non è la regola, è un'eccezione limitata solo a questi casi. Nella generalità dei casi, la richiesta di conformazione non comporta l'obbligo di sospendere l'attività nelle more della conformazione stessa. La richiesta
Allora, bene, Sì, io sì. direi che siamo arrivati alla fine, ci sono tante domande, anche molto specifiche, alle quali, come ho già scritto in chat, verrà data risposta nei prossimi giorni e saranno pubblicate all'indirizzo al quale vi siete iscritti del webinar, assieme alla registrazione dello stesso e alle slide che sono state presentate. Ringrazio tutti i partecipanti, ho visto che si è unita anche Laura Faina, che saluto, e ringrazio soprattutto l'ingegnere Massimo Puggioni. E vi do appuntamento la settimana prossima, sempre di martedì e sempre alla stessa ora, dove tratteremo la tematica dell'autorizzazione unica ambientale. Quindi possiamo salutarci e darci appuntamento alla settimana prossima. Grazie. Grazie, buona giornata.